a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti all'MD. Ebbene sì, sono andata all'MD perché ho visto svariate cose che mi potevano interessare e questa dannazione di TikTok mi sta dando alla testa perché vedo spesso che molte persone utilizzano dei dupe economicissimi di brand molto molto buoni e quindi ho voluto prendere qualcosa proprio per identificarla e l'ho messo qua dentro e identificarla e vedere se il prodotto sia buono oppure no. Adesso lo metto qui, che è questo qui. Ok. Allora, perché sono andata all'MD? Perché vedendo un video di una ragazza che seguo, sicuramente mi dite, no, non è una ragazza, è una signora, per me è una ragazza. È una ragazza che seguo, si chiama Grazia Insolence su TikTok, così se vi va di vederla, andate a vederla. E diciamo, fatto vedere a tutti questo prodotto, lo faccio vedere da vicino, che è questo, che è un prodotto per il viso. E si chiama lisciante ottico in 5 secondi. Allora, questo è un siero perfezione assoluta. Questo trattamento ibrido combina i benefici di un siero con i benefici del primer per dare alla carnagione un bagliore fresco e radioso in un solo passaggio. Quindi perfetto. Io vi posso dire che ne dovete mettere pochissimo per avere questo effetto proprio lisciante. Io lo utilizzo soprattutto qua, ed è un siero levigante correzione istantanea, è effetto antirughe, perfezione immediata e moderazione della luce con effetto ringiovanente immediato. Allora, io l'ho utilizzato e mi è piaciuto. Ovviamente ho fatto il video su TikTok, quindi ve lo lascio lì, ed è questo tubicino, però segnalatevi la scatolina perché io l'ho utilizzato la volta dopo che sono andata all'MD, ne ho presi altri due. Sapete, va, uno deve fare la scorta. Questo è costato, vi dico anche il prezzo, siero lisciante ottico 3,89 euro. Voi mi dovete dire se va con tutti i vari prodotti. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, ho preso il siero viso all'acido ialuronico, è intensivo idratante. Qui dice che è multifunzione perché utilizzato in purezza per un siero intensivo idratante e riempitivo e combinato con la propria crema viso ovviamente per un effetto booster. Quindi potete utilizzarlo per le due cose. È 30 ml di prodotto e il siero viso è costato 3,69 euro. Questo dicono che è un dupe di un altro prodotto, ma non mi ricordo, quindi non ve lo so dire. Comunque il prodotto in questione si trova così, in questa boccettina di vetro, ed è tipo azzurrina chiara. Anche questo ho sentito parlare su TikTok, parlano benissimo anche di questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere. Gli altri sono dei dupe, ma non mi ricordo, ovviamente ve li scriverò sotto se trovo proprio la descrizione. Ho preso quest'acqua micellare sempre con l'erogatore, a me piace tantissimo questo tipo di erogatore, e l'acqua micellare è costata 2,99 euro. Se non mi sbaglio è un'acqua micellare costosa, quella che ho visto. Comunque, acqua micellare 3 in 1, deterge, illumina e strucca viso, occhi e labbra con fiori di pesco e fiori di cotone. Io non ho sentito l'odore perché non si capisce, però a me non interessa, la voglio utilizzare. Mi sento un pelo di Chloe, ma vabbè, lasciamo perdere. Poi ho preso le strisce e i curettini per i puntini neri. Allora, le strisce, anche queste sempre dupe, eccetera, eccetera, non ve lo ripeto, se no finiamo domani mattina. Queste sono 20 strisce depilatorie con fragranze e frutti di bosco. E le striscette depilatorie, 20 strisce, 1,39 euro. E sono queste, ve le faccio vedere da vicino. Cioè, si vedono. Queste.
E poi ho preso queste qui che sono i patch per i puntini neri, che sono queste. E i patch puntini neri, sì, 8 patch per puntini, 1,99 euro. Per me sono ottime. Io di solito li utilizzo soltanto per il naso, quelli del mento li metterò sempre sul naso. Non so se voi fate la stessa identica cosa. Comunque, c'è caldo? Sì. Poi ho preso due deodoranti. Questi, se non mi sbaglio, sono l'imitazione della Nivea. Li ho voluti prendere per, diciamo così, a occhi chiusi. Non si sente la profumazione. Non lo spruzzo perché ancora ne ho uso. Ce l'ho ancora in uso l'altro. Questo è deodorante Fantasy, profumo ambrato. Questo deodorante donna assortito 1,69 euro dovrebbe essere, sì, perché il roll-on è 1,55 euro, cioè considerate che è sulle 3 euro Nivea o 2 euro e passa, quindi vi farò sapere di questo. E la stessa identica cosa il roll-on, perché l'altro non lo sto utilizzando perché mi dava fastidio alle ascelle. L'ho sempre utilizzato, sì, ora ti dà fastidio, sì, non lo so perché. Comunque proverò anche questo, che questo è sempre un'imitazione, questo me lo ricordo perché è della Nivea. Poi ho visto questi due prodotti, gel detergente viso, rinfrescante e addolcente, delicato sulla pelle con estratto di iris e oligo elementi marini, dermatologicamente testato, comunque un gel detergente quindi per lavare il viso. Ed è questo qui, è il gel detergente. Dov'è? Ah, questo. 2,69 euro. Poi ho preso una maschera all'argilla illuminante ed è estratto di miele e fiori della porcellana. L'unica cosa che non mi è piaciuta, adesso ve lo dico. Scrub viso, siero, BB, no, questo non è, maschera all'argilla, 1,99 euro. Sì, 1,99 euro. L'unica cosa che non mi piace è che i tubetti non hanno il sigillo. Questa è una cosa che a me non piace tanto, però li ho guardati quasi tutti e non avevano il sigillo, quindi ok. Di questo non l'ho visto, sinceramente. No, non ce l'hanno il sigillo. Cioè, vedete, a me questo dà fastidio, il sigillo. Perlomeno dovete mettere il sigillo qua, no? Vabbè, comunque. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere, questa è una BB cream medio chiara che ho preso. Illuminante, nutriente e compatta. Antietà, idratante, con l'olio di mandorle, burro di karité, con SPF 15. E ho preso questa perché tutti ne parlano benissimo anche su TikTok. Ed è una BB cream, è costata 3,99 euro. Io ho preso la medio chiara perché le altre erano scure. Perlomeno le utilizzano le persone un po' più scure di me, quindi la voglio provare, questi farò i video. Questo è 50 ml di prodotto, farò i video assolutamente perché li voglio provare. E poi ho preso questa pattumiera che è molto carina e la volevo prendere su Shein, però mi è capitato di vederla qui allo stesso prezzo e quindi l'ho presa. Questa io la metto agganciata allo sportello della cucina, così ovviamente con il sacchetto all'interno metto la spazzatura e lo chiudo, perché poi faccio i piccoli sacchettini che poi li metto all'interno dello sportellino della cucina dove c'è il cestino quello più grande. Mi serve per mettere quelle giornaliere, sapete, quelle comunque questa. Poi c'è altro che io devo far vedere? No, qui no. Ok. E niente, per quanto riguarda questo video è tutto, sicuramente sarà un video piccolissimo, ma che vi ho fatto vedere proprio l'essenziale, quello che mi interessava. Non vi ho fatto vedere che dai cinesi ho preso il mio ventilatore fantastico, eccezionale. Quando spruzzo il fixer finale, oppure quando devo tamponare le occhiaie, mi sono presa questo ventilatore, è stupendo, bellissimo, l'ho preso a 2 euro e qualcosa e vi faccio vedere la potenza. Beh, adesso c'è la polvere perché non so se, scusate, cioè è bellissimo, guardate la potenza vedete i capelli come li sposta? Guardate come sposta i capelli, cioè è bellissimo. Anche questo lo volevo prendere sul Shein,
Lo volevo prendere su Shein, però mi è capitato l'occasione direttamente dal cinese, quindi l'ho voluto prendere, è un'ottima occasione e quindi l'ho presa. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere, poi stacco qui, è questa, la famosissima racchetta che vi ho nominato in tutti i video, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, ma non vi ho fatto mai vedere. Allora, questa è la, non so se la quinta o la sesta, non mi ricordo. Comunque, nell'arco del tempo che l'ho comprata, è stata l'unica, una sola ne ho buttata perché l'ho rovinata tutta. Mi sono trovata bene. Le altre le ho comprate da AliExpress e le ultime tre invece le ho comprate su Amazon. Questo è la racchetta come viene presentata il pack, così, e vi faccio vedere. L'altra racchetta che ho preso è nera, vedete il video su TikTok se vi interessa. L'altra racchetta è nera, invece questa era marroncina. Vi faccio vedere tutto. Vi faccio vedere tutto per come esce, così se la volete acquistare fate pure. Esce tutto dentro questo sacchetto. Questa è la racchetta, ovviamente quanto la mia faccia. Quella che ho preso da AliExpress era leggermente più alta. Comunque questa è tipo color legno, non so se vedete, noce abbastanza chiaro, molto molto bella. Questa, a differenza di tutte le altre che io posseggo, vediamo, spero di non rovinare le unghie, ok, ha anche il vano delle batterie, quindi se per caso la dovete portare in giro, la dovete portare in giro, mettete le batterie. Qui c'è il pulsantino se la dovete portare in giro, ma io di solito non la tocco. C'è il cavetto dove io la tengo attaccata 24 ore su 24. E poi c'è il piedistallo, che sarebbe questa. Questa qui, a differenza di quelle prese dall'Express, la potete anche appendere perché ha questo. Comunque, ha questo gancetto, ho paura di rovinarmi le unghie perché l'ho appena fatto. Ok. Questo è il gancetto, tipo, io non ho la base dove tenere, diciamo, la racchetta, allora lo mettete in un gancetto, in un chiavino, messa fuori, eccetera, eccetera, e spara in continuazione. Oppure, se come me, preferite appoggiarla nel suo piedistallo, lo mettete così. Lo inserite qua e l'attaccate nella presa. Io mi trovo benissimo, ovviamente si accenderanno le lucine. Dov'è la lucina? Non mi ricordo dov'è la lucina. Comunque, si accenderanno le lucine. Qui c'è il cavetto per metterlo e farà in questa parte che vedete bianca, questa è la parte che è bianca, però soprattutto qua sotto farà un LED azzurrino. Che sarà quello che attirerà le zanzare, attira zanzare, mosche, insetti di qualsiasi tipo. Ovviamente la luce deve essere spenta. Io con tutte queste luci, ovviamente non la potrei utilizzare. Però questa io la voglio mettere qui nella mia postazione, messa a terra. Tanto la stacco quando esco dalla stanza, perché io qui dentro entro soltanto per pulire e per truccarmi, quindi le altre cose non mi serve. E niente, che dirvi, a me è piaciuta tantissimo, io vi ripeto, ne ho una nera in cucina, che mi trovo bene. Io senza di questo non vivo, ve lo dico assolutamente, perché le zanzare le attira in continuazione. L'altra volta le abbiamo messe fuori perché sapete tutti che in estate, avendo la veranda e tutto, possiamo anche mangiare fuori. Però che cosa succede? Che nella lampadina che c'è proprio per illuminare il tavolo fuori ci vanno tutti gli insetti, quindi tutti i moscerini, tutti quegli insetti piccolissimi. C'era proprio un pa, pum, pa, 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 pa in continuazione. Che dava un fastidio enorme, però era l'unico modo di non avere punture d'insetto e altri. A me piace, questa è arrivata così color noce, bellissima, quella nera è molto molto bella pure, sono fatti bene. Questa mi piace perché ha
il colore proprio tipo come se fosse intagliata nel legno ed è molto bella come racchetta. Vi ripeto, io la metto così nel piedistallo, gli potete mettere anche dei chiodini in queste due alette, però già messa così vi assicuro che non la tocca nessuno. Io di solito la metto in punti alti, dove non ci va Chloe. Però nella stanza da letto e nella stanza dei ragazzi è messa a terra perché vi assicuro che vi fa una sporcizia enorme per tutti gli insetti che, diciamo, non so come dire per non utilizzare una frase troppo forte. Comunque, per tutti quegli insetti che cadono a terra, si sporca tantissimo, quindi tutti i giorni si deve pulire in continuazione. Niente, che dirvi, a me è piaciuta, spero che vi sia piaciuta anche a voi, così la posso utilizzare, la tolgo dalla scatola. E niente, che dirvi, con questa racchetta giocatrice posso fare tennis? Comunque, con questa racchetta io vi saluto, ditemi ovviamente cosa ne pensate dei prodotti che vi ho citato, se li conoscete, se avete utilizzato questi prodotti che li trovate nell'MD. Se avete altri prodotti ditemelo che li acquisto, ovviamente se mi è possibile. E niente, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!